Stereo 5 TV presenta L'almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Un saluto ai nostri telespettatori. Oggi è lunedì 29 maggio 2023. La Chiesa ci ricorda San Massimino Vescovo e noi diamo come sempre gli auguri e il nostro benvenuto all'almanacco di oggi. La settimana numero 22, i giorni dall'inizio dell'anno 149, ne mancano 216 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 4.39 e tramonta alle 19.35, ora solare. A Milano alle 4.39 e tramonta alle 20:01, ora solare. Luna che tramonta all'1.45 per levarsi alle 13.33. Il proverbio di oggi: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Andiamo ad accadere in questa giornata. Nel 1886, in questo giorno, il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1919 l'osservazione della posizione spostata delle stelle durante un'eclissi solare conferma la teoria della relatività di Albert Einstein. Il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano l'Everest. In questo giorno del 1985 la strage dell'Eisel. A Bruxelles in Belgio 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, vinta come ben sapete dalla Juve. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Infine il 29 giugno del 2012 forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia. La più forte di magnitudo 5.8 ha il suo epicentro nei pressi di Medolla in provincia di Modena. Nel 2015 Marco Mengoni pubblica il singolo Io ti aspetto, quarta traccia di Parole in circolo. Diamo i nostri auguri di buon compleanno quest'oggi a Massimo Ambrosini, calciatore, Melanie Brown, detta Mel B, cantante, Noel Callinger, cantante, Rupert Everett, attore, Latoya Jackson, cantante, Annette Bening, attrice. Ci lasciano invece in questa giornata, nel 2013, Franca Rame, attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. Nel 2015, Bruno Pesaula, nato a Buenos Aires, ex calciatore e allenatore. Frase aforisma prima di salutarvi: chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con intelligenza, lo dice Siracide. E noi ci fermiamo, il nostro almanacco si ferma con noi, appuntamento a domani, grazie per averci guardati, tra pochi istanti il meteo della Campania come ben sapete e ovviamente a domani, ciao! L'almanacco torna domani.